L'Istituto Tecnico Agrario nasce nel 1976 quale sede staccata del Tecnico Agrario di Conegliano per rispondere all'esigenza di una struttura scolastica agraria nell'area pedemontana della destra Tagliamento. Nel 1982, grazie alla generosità degli Stati Uniti, l'Istituto Agrario si trasferisce in una nuova sede, dotandosi di modernissime strutture ed attrezzature, assumendo in modo definitivo una funzione pilota nel settore primario della zona. Il percorso si articola in 5 tappe, seguendo parte della vecchia strada romana che collegava Concordia, Sagittaria ai vari guadi sul Tagliamento. È un percorso ideale per avvicinarsi a una serie di opere tra le più significative del Rinascimento friulano e che nel loro insieme rappresentano il più bello e vero museo della regione. Superata la salita che porta alla scuola, si raggiunge il centro cittadino. Le prime tracce scritte recanti riferimenti a Spilimbergo risalgono al 1120, ma la storia del sito è più antica. Nel Medioevo fu importante centro di transito e di commercio, diventando tanto prospera da doversi dotare di ben 3 cinta murarie. Nel 1420 la città, come tutto il Friuli, passò sotto il dominio della Serenissima. Tra il 1550 e il 1600 Spilimbergo conobbe il suo massimo splendore, ospitando molti artisti di valore che lasciarono ampie tracce tra gli edifici cittadini. Nel 1797 la città passò all'Austria e nel 1866 la regione venne annessa al Regno d'Italia. Numerosi sono i palazzi di interesse, come Palazzo Taddea, che presenta al suo interno un salone con stucchi cinquecenteschi, o l'adiacente Palazzo Siriani, al cui interno si trova un fregio con stucchi di Giovanni da Udine ed altri resti di affreschi del Cinquecento. Poi ancora Palazzo Troilo, del XVI secolo fino al 1968 utilizzato come carcere. Il Palazzo Dipinto, ricostruito alla fine del 300, che ospitò Carlo V, Bona Sforza, regina di Polonia, ed Enrico III di Francia. Il centro cittadino è caratterizzato da torri, portici e palazzi che si trovano lungo Corso Roma, asse portante della città storica, e la Torre Orientale. I primi documenti che attestano l'esistenza di Palazzo di Sopra risalgono agli inizi del 300. La notorietà di questo palazzo è legata al fatto che ospitò la sede dell'Accademia Parteniana nella prima metà del 500, istituzione sostenuta da Adriano di Spilimbergo e diretta da Bernardino Partenio. Il Duomo di Spilimbergo della fine del 200 è uno dei più importanti monumenti gotici friulani. Armonioso e piacevole alla vista, al suo interno conserva affreschi trecenteschi, un organo e una serie di sculture rinascimentali attribuite ad Antonio Pilacorte da Carona, risalenti alla fine del 1400. Posto sul lato destro della piazza, venne terminato nel 1359, mentre il campanile fu portato a termine nel 1370. Diverse anche le chiese minori di importante valore artistico, come la chiesa di Santi Pantaleone e Giuseppe, con il suo coro ligneo del 1400 intarsiato e riccamente decorato, o la chiesa di Santa Cecilia, che conserva affreschi trecenteschi e due altorilievi che sono un raro esempio dell'arte romanica in regione. Spilimbergo inoltre è comunemente conosciuta come la città del mosaico, in quanto qui opera la scuola mosaicisti del Friuli, nata ufficialmente nel gennaio 1922, erede dell'antica tradizione musiva romana e bizantina. Spilimbergo è oggi la capitale del mosaico decorativo, non può quindi mancare una visita alla scuola del mosaico. Dalla scuola del mosaico si segue la vecchia strada verso nord, via Filanda Vecchia. Lungo questa strada antica si trova l'ancona della Pietà, decorata da affreschi risalenti alla fine del 300, prima del 400, rappresentanti una deposizione, un santo vescovo e una Madonna col bambino. La chiesa di Santa Croce, costruita nel 1500 in posizione isolata, ha l'aspetto sobrio e severo delle chiesette rinascimentali friulane e sul fianco le si appoggia un austero campanile di sassi e pietre. All'interno si possono ammirare gli affreschi del coro realizzati dal pittore Pomponio Amalteo tra il 1544 e il 1550, ritraenti scene della Passione di Cristo e storie della croce. Continuando il percorso verso Gaio, troviamo la chiesa di San Marco, cappelletta costruita nel 1490 in splendida posizione dominante sul greto del Tagliamento, lontano dall'abitato. Dalla chiesa di San Marco si segue per via San Marco, borgata Mizzaro e infine via Umberto I, giungendo a Valeriano. La chiesa di Santa Maria dei Battuti è un piccolo edificio di culto eretto dalla confraternita dei Battuti di Valeriano, flagellanti dediti ad opere di carità e dalla promozione del culto. Fu eretta attorno al 1300 e ritoccata a più riprese fino al XV secolo. All'interno si trovano preziosi dipinti del Pordenone. Tra gli altri affreschi, un Cristo in gloria trecentesco, un'ultima cena, una trinità, tutte opere trecentesche, probabilmente della stessa mano.
La chiesa di Santo Stefano venne costruita nel 1492 in stile romanico con influssi gotici. La facciata appare semplice e sobria, composta in parte da blocchi di pietra, in parte da muratura intonacata. Partendo da Valeriano ci si dirige verso Spilimbergo per girare subito dopo a destra verso le Stanze, attraverso un bel bosco di 300 ettari composto da una flora variegata e una ricca fauna. Si incontra poi un antico mulino, posto sulle sponde del torrente Cosa. Gli affreschi per cui è nota la chiesa di Santa Maria risalgono al 500, quando i camerari della chiesa di Les Stances e i rappresentanti della villa convennero con il Pordenone per la loro realizzazione. La villa Savornian nella piazza del paese è uno dei pochi esempi di villa veneta cinquecentesca a nord di Pordenone. È interessante il frontale palladiano e sono presenti diversi affreschi, preziosi i pavimenti in terrazzo veneziano, arte che affonda le sue radici proprio a Sequals con l'apertura delle prime botteghe artigiane di terrazzo e mosaico. Uno dei maestri del campo, Gian Domenico Facchina, lavorò in tutto il mondo nei più prestigiosi palazzi come il Louvre e l'Opéra de Paris. La villa, ora di proprietà comunale, è sede di iniziative comunali e vi trova sede il museo archeologico. La chiesa di San Zenone si trova sull'omonimo colle, immersa nel verde, lungo la strada che collega Les Stances al capoluogo Sequals. Da San Zenone si prosegue sempre dritti sulla strada sterrata fino a Usago, frazione di Travesio, dove si possono visitare la chiesa di San Tommaso, in cui si conserva una preziosa tela della Malteo e un notevole portale in pietra, e il Puntic, piccolo ma molto suggestivo ponte intrecciato di massi e laterizi, ritenuto il più antico ponte di Travesio. Sempre a Molevana, da non perdere l'ottimo e tipico formaggio salato e il formaggio nel barattolo. Il primo documento che ricorda Travesio risale al 1174. Il nome probabilmente risale al latino intra vias, riferimento alla strada romana che proveniva da Sacile per poi raggiungere Gemona. La chiesa di Travesio sorge su un luogo abbastanza distante dal centro del paese, un luogo tale da innalzare l'animo a contemplazioni di stupende e grandiose bellezze. La chiesa quattrocentesca venne successivamente abbellita. Il Pilacorte scolpì un magnifico ricamo che adorna l'urna battesimale. L'elegante portale è datato 1484, ora collocato all'ingresso della sagrestia, e le lesene dell'attuale portale laterale destro. Il Pordenone tra il 1517 e il 1533 eseguì gli stupendi affreschi dell'abside. Altra opera d'arte in questa chiesa è la pala della Madonna del Rosario del Nervesa. Sulla strada del rientro verso Spilimbergo si può visitare anche la piccola chiesa di Vacille, il cui coro è affrescato dal Pordenone.